tutti cari amici del canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono in Valle Aurina e guardate dietro di me che spettacolo che si apre. Andremo insieme a visitare le miniere di rame della Valle Aurina e questo bellissimo borgo che si apre. Guardate dove sono, luogo fantastico. Seguitemi fino alla fine e se questi video vi piacciono mettete un like ed iscrivetevi al canale. Continuiamo con la visione. Ciao a tutti. Come vedete, questo è il sentiero delle miniere e è contraddistinto da questi ceppi con il simbolo del minatore. Guardate che bello! Sentiero molto ben tenuto, tra l'altro questa nevicata gli conferisce un fascino particolare. Guardate che belle queste piante di mirtillo che sono avvolte dalla neve fresca, appena caduta. Stupende queste montagne che si aprono sullo sfondo. Veramente bello. E qua sotto c'è un borghetto meraviglioso che dà l'accesso alle miniere. Guardate che bello questo vecchio mulino. Qui l'acqua si tinge di un colore ramato, non a caso. Chissà quanto rame che c'è all'interno di queste rocce. E questo bellissimo fiumiciattolo, ruscello, che scende da monte verso valle, incornicia questo scenario veramente mozzafiato. Molto bello questo percorso, adatto a tutti, anche alle famiglie. Una bella visita alle miniere e poi questo percorso naturalistico di sicuro interesse. Questo cartello ci racconta un po' quella che è la storia all'inizio dei lavori di scavo per l'avanzamento nel 1611 e l'individuazione del giacimento nel 1698. La lunghezza della galleria è di 982 metri, che è quella che faremo adesso con il trenino. Questo è l'ingresso della galleria di San Nicola, guardate che meraviglia, che entra per praticamente un chilometro. Oggi è chiusa, però è sicuramente interessante, guardate che colori, e ci si perde all'interno di queste oscurità. Abbiamo un'interessante illustrazione che ci racconta come veniva estratto il rame. La galleria di San Nicolaus fu iniziata nel 1611 per sottoscavare i minerali della galleria soprastante. Praticamente c'erano più gallerie su livelli diversi. Per via della roccia assai dura, delle invasioni d'acqua e della pericolosità del lavoro, i minatori potevano proseguire lo scavo assai lentamente. Solo dopo 87 anni di lavoro con martello e scalpello raggiunsero il giacimento a 1000 metri di profondità. Sopra l'imbocco della galleria venne realizzato un grande muro paravalanghe. Vediamo. Guardate, questo è l'ingresso della galleria. E guardate sopra il muro paravalanghe in secondo piano per proteggere proprio l'ingresso. Il minerale ramifero, sminuzzato fino a farne sabbia nei frantoi, veniva setacciato e quindi classificato su cosiddetti tavoli di concentrazione. La sabbia sterile più leggera veniva lavata via dall'acqua, mentre il minerale più pesante restava, vedete? E qui abbiamo un po' questo disegno che ci racconta l'estrazione del minerale che veniva messo nei frantoi, scendeva a valle, veniva setacciato, lavorato e poi alla fine veniva suddiviso in base alla destinazione e alla tipologia di materiale che veniva estratto. Guardate quanta acqua che esce da questa galleria. Questo è il ruscello che vi ho fatto vedere prima e che va in direzione della valle. Guardate che bello, con queste montagne pazzesche. Le miniere della Valle Aurina sono sicuramente una destinazione molto molto interessante da scoprire e da visitare. La consiglio caldamente a tutti. Qui tra l'altro abbiamo un sottobosco che è veramente fenomenale, guardate quanti bei colori, i contrasti che ci sono. Questa neve poi conferisce al paesaggio un'atmosfera particolarmente bella, guardate anche questi piccoli abeti
che stanno crescendo timidamente alle basi di questo bellissimo larice che si staglia verso il cielo e che va ad abbracciare il vento. Guardate anche qui che bello. Qui abbiamo un sentiero che costeggia il ruscello che abbiamo visto prima, che arriva dalla galleria, entra nel mulino frantoio e va verso la valle. Guardate l'acqua che ha questo colore rossastro. Cari amici del canale, veramente una gran bella gita, ve la consiglio senza esitazione. Tra l'altro si parte comodi da Brunico, si va verso la Valle Aurina, si continua con la macchina per qualche chilometro e quando si arriva alla fine della valle, non ci si può sbagliare perché la strada poi si ferma, quando si arriva alla fine della valle, da lì ci si trova proprio davanti all'ingresso delle miniere. C'è tra l'altro un bellissimo museo che ci racconta un po' la storia delle miniere e ci dà la possibilità anche di toccare con mano e di vedere le pietre preziose che venivano estratte. Ora la miniera è chiusa, è rimasta aperta fino a qualche anno fa, poi per ragioni di costo-beneficio hanno deciso di chiuderla. Comunque è una bellissima gita, si entra col trenino, ve la consiglio vivamente. Ma il video non è ancora finito qui, restate fino alla fine e se vi piacciono questi contenuti, i miei trekking fotografici nelle Dolomiti si inseriscono e si aggiungono anche ad altri contenuti caratterizzati proprio dalla scoperta del territorio nella quale ho la possibilità e la fortuna e il privilegio di vivere. Seguitemi fino alla fine. Questo è l'ingresso delle miniere, guardate che meraviglia. Abbiamo tra l'altro un prato in secondo piano che è meraviglioso, caratterizzato da questo mixage di colori, la neve sopra e il verde sotto. Questo bellissimo borghetto che si apre agli occhi dello spettatore cornicia poi questa meraviglia. Andiamo subito a visitare l'interno. Ecco l'ingresso della galleria dove entreremo col trenino per circa un chilometro. Sulla sinistra l'ingresso del museo e questa bellissima baita tutta in legno. Questo è l'ingresso del museo, ho chiesto il permesso per poter realizzare il video e guardate che meraviglia, abbiamo la storia di questo luogo meraviglioso e tantissima oggettistica e anche dei pannelli elettronici molto interessanti che danno la possibilità di scoprire questo luogo. Guardate che bello. Vi suggerisco di visitare questo museo perché è molto interessante e va a completare quella che è la visita. All'ingresso ci sono gli orari e le giornate di apertura. Interessante anche il loro sito internet che vi invito a visitare. Lo metto in descrizione. Qui abbiamo una vecchia locomotiva, guardate, che è stata posta all'ingresso del museo. Pala meccanica ribaltabile, in uso prima del 1971. Guardate che meraviglia. Lì veniva caricato il materiale che dalla montagna veniva estratto e poi portato a valle. Qui abbiamo altri interessanti manufatti. Il frantoio a ganasce dell'impianto di arricchimento, tutto in ferro. E qui abbiamo l'ingresso. Vedete dietro noi la montagna e lì c'è la galleria dove entreremo fra poco. Che dire, un paesaggio mozzafiato. Guardate anche questo borgo, molto carino, che si inserisce perfettamente in un contesto montano come questo. E poi questo prato che è un qualcosa di veramente unico e meraviglioso, guardate. Sembra quasi che sia stato segnato con una righella. Vedete la differenza che c'è tra il prato innevato e la parte più alta. Cielo, neve ed erba, bellissimo contrasto. Qui merita una fotografia. Qui ci sono i binari e abbiamo lo spogliatoio all'interno del quale si indossa l'impermeabile e il caschetto per essere in completa sicurezza. Guardate che belli questi cartelli che ci raccontano un po' quella che può essere la parte più interna delle miniere. Abbiamo l'ingresso delle persone con il trenino nel tunnel, sotto il percorso fatto a scale e guardate sulla destra dei lavori all'interno della miniera. Più a destra ancora abbiamo il sentiero
tracciato e sopra delle meraviglie paesaggistiche. Tra l'altro che ci raccontano diverse fasi, diverse stagioni, dalla primavera all'estate all'inverno. Molto bello. Ho trovato questa interessante rivista, Pustertaler, che ci racconta un po' di storia di queste miniere. Miniere Merletto, Museo Provinciale delle Miniere. Per secoli l'attività mineraria ha svolto un ruolo centrale nella storia della Valle Aurina e ha formato il paesaggio, ma anche la popolazione. Quando l'estrazione del rame entrò in crisi nel XIX secolo, fu grazie alle mani laboriose delle donne di Predoi, che lavoravano i merletti a tombolo, che le famiglie riuscirono a sopravvivere. Pensate che il trenino della miniera della sede di Predoi porta i visitatori e visitatrici alla stazione a 1 chilometro nel cuore della miniera, da dove possono esplorare a piedi la galleria didattica Sant'Ignazio. Passando cunicoli stretti e pozzi profondi, alla vena del minerale e il laghetto sotterraneo, il percorso nella miniera di rame offre molto da scoprire. In una visita speciale guidata, le persone particolarmente avventurose possono persino salire attraverso il pozzo inclinato fino alla galleria Nicola, 100 metri più in alto, che è quella che abbiamo visto prima, che vi ho fatto vedere dall'ingresso, che era chiusa. Questa storica galleria fu scavata a mano, in alcuni tratti è molto stretta e talora si procede soltanto camminando piegati. Piccoli esploratori possono partecipare a una guida per bambini. Dopo la visita della galleria Sant'Ignazio si sale leggermente a piedi fino al frantoio meccanico dove andremo a caccia di tesori. Bello, molto interessante. Pensate che le persone con problemi respiratori, invece, troveranno aria purissima nel centro climatico all'interno della miniera, che è proprio qui davanti a me. Lo speciale microclima nella galleria aiuta ad alleviare i sintomi. Ma anche chi vuole semplicemente fuggire per qualche ora dalla routine quotidiana troverà qui un luogo di riposo e quietudine. Effettivamente è così. Vi consiglio questa gita. Guardate, questo era l'articolo che vi ho appena letto, molto interessante, realizzato, anzi se volete qualche informazione in più vi consiglio di visitare il sito www.museominiere.it dove sicuramente potrete approfondire contenuti, storia e location. Eccoci qua cari amici del canale, guardate, sta arrivando il treno. Arrivando il treno sul quale monterò fra pochi istanti. Allora, sono pronto, come vedete attrezzato, impermeabile per l'acqua, caschetto per la sicurezza. Entreremo fra poco in galleria con questo meraviglioso treno. Seguitemi, non so all'interno se riuscirò a fare molte riprese perché le condizioni di luce non le conosco. Comunque proviamo. Questa è la stazione d'arrivo, da qua siamo scesi e inizieremo ad effettuare la visita guidata. Lì c'è il gruppo e continuiamo, siamo entrati per 1 chilometro. Bene cari amici del canale, che dire, anche per oggi questo video finisce qui. Spero vi sia piaciuto, se è così mettete un like e valutate l'ipotesi di iscrivervi al canale. Condividetelo così sempre più appassionati e amici si uniscono alla nostra community. Oggi ho visitato la Valle Aurina con le miniere, il sentiero delle miniere e con tanta passione per le Dolomiti. Continuate a seguirmi, ci vediamo sabato prossimo con un nuovo video. Ciao a tutti!